Benvenuti in Curia Iulia, al secondo appuntamento del ciclo di incontri Dialoghi in Curia al Foro Romano, al Parco Archeologico del Colosseo, in cui parliamo di libri. Siamo al secondo appuntamento e oggi presentiamo il libro Pompei, Il tempo ritrovato, le nuove scoperte di Massimo Sanna, pubblicato da Rizzoli nella collana Saggi Italiani. Ci è sembrato significativo presentare il libro di Massimo Sanna in questo momento, proprio perché al Colosseo, come sapete, vi è una mostra dedicata a Pompei, 79 d.C., una storia romana, curata dal caro e compianto Mario Torelli. La mostra che attende di rivedere il pubblico, speriamo al più presto di poter riaprire, alla fine di questo difficile periodo, mette a fuoco un lungo periodo di 4 secoli, dal 308 a.C., data che suggella il fedus tra Roma e Pompei, in un momento in cui Roma, alla fine delle guerre sannitiche, diventa egemone nella assoluta in Campania, fino al 79 d.C. Quindi la mostra poi, attraverso diverse sezioni, attraversa la fase della colonia, poi il periodo augusteo con Augusto Pater Patriae, fino al terremoto del 62 che segna il declino della città e infine proprio la fine con la terribile eruzione del Vesuvio. Con noi oggi abbiamo l'autore, il professore Massimo Sanna, professore ordinario di archeologia all'Università Federico II di Napoli, ma protagonista della rinascita di Pompei. Dal 2014 alla dirigenza della soprintendenza prima e poi direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, da alcuni mesi a capo della direzione generale musei. Parleranno del libro, li presento in ordine di apparizione. Carlo Rescigno, che è professore ordinario di archeologia presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, dove insegna archeologia classica e si occupa in particolare della fase preromana di Pompei e ci parlerà di quella parte del libro che si occupa proprio degli inizi della città dalla fondazione, siamo alla fine del VII secolo a.C. e poi le fasi successive. E Fabrizio Pesando, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Napoli l'Orientale, dove insegna archeologia, storia dell'arte, antichità pompeiane ed ercolanensi. E Fabrizio Pesando è autore, anche così come Carlo Rescigno, sono entrambi autori di saggi e pubblicazioni. In particolare Fabrizio Pesando, questo mi sta a cuore perché anch'io agli inizi della mia carriera mi sono occupata di edilizia domestica e quindi Fabrizio Pesando si occupa proprio delle forme dell'abitare in Grecia a Roma. Che dire, il libro si svolge secondo un racconto appassionato e avvincente, con un linguaggio che però è comprensibile a tutti, anche se ovviamente il libro si basa sulla ricerca scientifica Massimo Sanna ha portato avanti in questi anni di direzione della città di Pompei. 7 anni importanti in un luogo straordinario per l'archeologia e per la storia. 7 anni in cui la competenza, la professionalità, l'approccio appassionato, che nel libro lo potete assolutamente sentire, leggere, Questo approccio effettivamente ha cambiato le sorti di questa città del mondo antico. Da quella lontana alba del 6 novembre 2010, quando crollò uno degli edifici più celebri, la Schola Armaturarum, alla rinascita dei nostri giorni. Questi temi sono poi affrontati in maniera puntuale proprio nella seconda appendice del libro.
La rinascita di Pompei si deve al grande progetto Pompei che appunto Massimo Sanna ha avviato insieme, voglio citare una figura molto cara anche all'autore del libro, e cioè il generale Giovanni Nistri, che già proprio agli inizi di questa avventura ha costruito appunto insieme al professor Osanna questa squadra interdisciplinare costituita da archeologi, architetti, ingegneri, restauratori, geologi, vulcanologi, fisici, chimici, paleobotanici, antropologi, informatici. Quindi una rinascita che si basa su un nuovo approccio importante, un nuovo approccio al sito, che si basa sulle competenze, sulla interdisciplinarietà e attraverso un articolato programma che si declina dalla conoscenza alla ricerca, al piano del monitoraggio degli edifici, alla loro manutenzione programmata, alla comunicazione e poi alla fruizione. Proprio la manutenzione programmata, usando le parole proprio di Massimo Sanna, era la grande assente dallo scenario pompeiano. Ora invece la manutenzione, soprattutto quella preventiva, permette di tenere sotto controllo le inevitabili azioni degenerative imposte proprio dall'ambiente, non solo sulle rovine, ma anche sui nuovi materiali utilizzati nel corso del tempo, no? Come sapete le tettoie, le strutture, i tetti ricostruiti. Quindi quello della manutenzione programmata è un tema attuale e significativo che investe anche il nuovo indirizzo strategico che Massimo Sanna ha voluto dare anche alla Direzione Generale Musei e quindi estendendola a tutto il patrimonio culturale nazionale. Quindi io credo che questa impostazione possa essere quindi un nuovo inizio anche per il patrimonio culturale, quindi non solo i parchi archeologici, ma anche proprio le strutture, gli edifici, le strutture museali, quindi una nuova, diciamo, una nuova impostazione per tutto il nostro patrimonio. Ora io parto do la parola a Carlo Rescigno, che ci parlerà appunto di quei capitoli del libro che trattano proprio le prime fasi della città di Pompei a partire dal VII secolo avanti Cristo. Grazie, provo a condividere un piccolo PowerPoint. Non so se... Perfetto. Sì, allora lancio il PowerPoint. Dunque, grazie per questa occasione. Io ho avuto modo di leggere più volte il volume di Massimo, di discuterne con lui e con Fabrizio abbiamo deciso di presentare il volume inserendolo nei nostri percorsi di ricerca e quindi provando a darvi il risultato di un dialogo effettuato con il libro, cioè quello che, quanto riportato nel testo, ci permette i ragionamenti, le discussioni che è possibile generare a partire dagli importanti risultati che sono stati presentati nel volume. E dunque, parto con un'immagine che non è quella di Pompei, è Neapolis. C'è una cara amica e collega che quando parla di Pompei ne parla sempre anche per le strategie di conservazione e tutela come un centro storico. Cioè, lei appunto mi ha sempre ricordato che è importante guardare a Pompei come si guarda, con la complessità, con lo sguardo complesso, con la prospettiva complessa di chi osserva un centro storico. Ed in effetti Pompei è un centro storico peculiare, un centro storico che è vissuto per 6 secoli e che poi ha subito un drammatico arresto, non ha fatto a tempo a consumarsi, a trasformarsi, a rinascere come è rinata Napoli in continuazione, ma quando arriva all'eruzione vi arriva con un carico di storia, non niente affatto indifferente perché 600 e rotti anni non sono poche nella storia di un sito, sono bastevoli a creare un complesso, un patrimonio stratigrafico che non è semplice indagare e interrogare
e che costituisce una dei percorsi di ricerca, quello più frequentato negli ultimi decenni per la conoscenza di Pompei. E ho come compagno di presentazione qui Fabrizio Pesanno, che per anni ha condotto ricerche su questo patrimonio sommerso, portando in importanti volumi di edizione i risultati di questa ricerca globale, di lettura globale, di tutto ciò che è prima del 79. Quindi mi soffermerò in questa brevissima discussione soprattutto su questi aspetti, il sepolto. E nel momento in cui abbandoniamo i livelli che hanno accolto l'eruzione del Vesuvio, la ricchezza monumentale di Pompei si diminuisce. E torniamo a ragionare in termini, appunto, come ricordavo, di stratigrafie, di complessità, di cesure, di rotture, di perdite, di strappi di contesti. Quindi l'archeologia torna a quella consueta con la quale si è in genere adusi nei centri storici. E non a caso porto Napoli perché molte delle questioni che si sono fossilizzate nei discorsi sulla nascita di Pompei fin dal Settecento, in realtà possono assumere dei valori molto più pacati se riportati in un discorso più generale di archeologia dei centri storici antichi. Napoli, come Pompei, presenta una zona non sottoposta ad una urbanistica regolare, una zona in cui sembra di vedere due città, una nell'altra, la zona alta che Mario Napoli definiva l'Acropoli e la zona quella divisa per Platea e Stenopoi, molto più regolare. È una distinzione che è stata interpretata alla luce delle categorie tipiche della città greca antica, dell'area sacra, santuariale e dell'area residenziale, dividere per tre di omerica memoria dello spazio urbano. Ora, se noi andiamo a osservare il contesto urbano di Pompei con tutte le peculiarità che si legano all'area, troviamo una situazione molto simile. Una città nella città, quella che colpì fin dall'inizio, fin dalla ricerca ottocentesca, gli studiosi di urbanistica antica, l'Altstadt, all'interno di un tessuto urbano più regolare che caratterizza i 64 ettari della città, una città nella città che è stata interpretata e spiegata nei modi più raffinati, più intellettualmente colti, a volte più arzigogolata, e che in realtà resta ancora un problema insoluto. Ma dobbiamo comunque tenere nel conto che nel vivo dell'urbanistica, intesa come centro storico di Pompei, vive come a Napoli la dimensione diacronica, che ha lasciato un segno fortissimo anche nell'organizzazione dello spazio e che noi siamo chiamati a distanza di secoli a interpretare, a cercare di chiarificare, ripeto, con tutti i limiti, di un'archeologia che perde di monumentalità, perde di quella ricchezza di particolari di cui si riveste Pompei quando la analizziamo per le sue quote imperiali. Nel momento in cui andiamo indietro nel tempo, dobbiamo distillare, dobbiamo affinare i nostri strumenti di ricerca. E quindi è giusto che questo sia uno dei campi e dei settori di interesse che è tornato sul palcoscenico della ricerca anche nell'ultima stagione di Ricerche Pompeiane. E qual è il problema che si pone? Il problema più significativo, più forte, è quello legato alla fondazione. Chi ha fondato Pompei? E perché abbiamo questa strana città nella città? Possiamo spiegarla con le categorie delle città greche? O dobbiamo ricorrere ad altre categorie? L'Altstadt è un santuario? No, lo vediamo che non lo è, ha delle strutture funzionali diverse. Allora, come spiegare questa diversità? Come interpretarla? Successione cronologica, contrazione, distinzione funzionale. E qui tocchiamo con mano la necessità di spostarci dal punto di vista della lettura archeologica a quella della lettura storica. Chi ha fondato Pompei e come? Non sono domande nuove. No, è inutile cercare di accampare e dire ah, io ho detto, l'ho già scritto, l'ho già detto. E sono domande che
ci si pone fin dall'Ottocento, ma anche prima, quando già nel Settecento fu portato in luce il Tempio di Atena con il suo bel apparato dorico, si cominciò subito a porre il problema della successione di genti, di culture. Che dovettero alternarsi a Pompei. E quando poi nell'Ottocento, con strumenti un po' più raffinati, si tornò a partire dal santuario di Atena a provare a proporre queste letture, il problema Fondazione Etrusca era fortissimo già all'epoca e ha continuato ad attraversare la ricerca archeologica e storica su Pompei fino ad arrivare ai giorni nostri. E molte delle questioni che ancora oggi noi dibattiamo hanno antica origine. Quello che rende queste domande sempre nuove sono gli approcci, che sono sempre diversi. E l'approccio con il quale oggi stiamo provando a studiare il volume di Massimo Sanna è un'apertura incredibile da questo punto di vista, è proprio quella di come dobbiamo provare a rispondere a questa domanda, Fondazione Etrusca. In che senso, no? Allora, quali sono gli strumenti, quali sono gli elementi per poter dire che Pompei, come tanti altri centri che sono presenti tra la penisola sorrentina, la piana interna della Campania, che tipo di etruscità, come dobbiamo considerare queste fondazioni? È giusto porsi il problema, come è avvenuta questa fondazione? Quali artigiani, quali competenze, quali poteri politici? E provare a rispondere con gli strumenti e le metodologie dell'archeologia contemporanea, che impongono di guardare al sottosuolo in forme rinnovate, anche nel passaggio di 5-6 anni, a volte cambia il modo di osservare uno stesso dato che si ritiene immutabile. E allora faccio un esempio: che a Pompei vi fossero iscrizioni etrusche non è certo una novità, si sapeva fin dagli scavi di Amedeo Maiuri nel santuario di Apollo. Quando, restituendo la parola al dibattito fortissimo che in quegli anni c'era, poco prima della guerra, su filo elleni e filo etruschisti, sulla fondazione di Pompei, Maiuri, filo elleno per quanto riguarda la fondazione di Pompei, decide di restituire parola alla terra e di intervenire in quello che lui riteneva lo spazio più suscettibile di interesse. Quindi indaga il sottosuolo del santuario di Apollo, che nella divinità riteneva potesse dare una risposta all'eventuale presenza greca a Pompei. E scavando trova una serie di documenti, arriva ad una serie di ricostruzioni che non abbiamo il tempo di discutere qui, ma che troverete nei primi capitoli del volume di Massimo Osanna, riportata in maniera molto, molto chiara. Ecco, lui si trova di fronte ai primi testi in etrusco e che sembrano sconfessare il suo paradigma iniziale, la presenza di iscrizioni, di nomi etruschi, di dediche, di vasi in bucchero con queste iscrizioni. Quel dato, un repertorio molto breve di testi etruschi, proveniente dal cuore dell'Altstadt, ha fatto discutere a lungo e sì, ovviamente seguendo quello che dicevamo prima, le metodologie sempre rinnovate di approccio al passato. Quello stesso dato è stato letto come ipotesi per spiegare in chiave etrusca la fondazione di Pompei e poi si è deciso invece che erano iscrizioni di mercanti che abbandonavano il foro pompeiano, il foro arcaico pompeiano e uscendo lasciavano ricordo di sé in una Pompei invece italica e poi ancora che queste iscrizioni erano iscrizioni mimetiche di italici che usavano invece una lingua ufficiale che non era la propria, richiamandosi ai contesti multilingue e multiculturali del bacino del Mediterraneo coloniale, postcoloniale. E quindi quegli stessi testi che sembravano aver risolto una questione sono state progressivamente interpretati sempre in maniera diversa. E questa domanda, Pompei etrusca, si è sempre continuamente rinnovata. Nessuno può pensare di averla impostata per la prima volta, ma sicuramente oggi è possibile provare a rispondere in maniera diversa a questa domanda. E la scoperta a cui si dà grande spazio nei primi capitoli del libro di Massimo Sanna, di un santuario subito fuori le mura,
scavato già da decenni, ma mai a sufficienza pubblicato e soprattutto lasciato a metà nel suo scavo e abbandonato nelle sue stratigrafie a cielo aperto, questo scavo è stato con grande pazienza e meticolosità ripreso dalle indagini contemporanee e hanno permesso di comporre un corpus di iscrizioni etrusche più ricco della Campania e dell'Italia meridionale, che hanno gettato nuova luce su questa domanda. Fondazione Etrusca. Adesso è un po' difficile pensare che vi sia un utilizzo mimetico della lingua etrusca, è un po' più difficile pensare che siano mercanti. Il santuario indagato è un santuario intimamente legato all'essenza cittadina di Pompei. Oserei dire che quasi è uno di quegli strumenti che ci manca per vedere la parte amministrativa. Scandisce la vita sociale e quindi il comporsi del potere politico a Pompei in quei lontani secoli, nel VI secolo avanti Cristo, e chi lo frequenta da questo punto di vista. È una frequentazione di tipo, oserei dire, istituzionale, laddove il privato diventa istituzionale. Sono dediche con nomi, certo, si può nascondere anche qualche nome italico, è normale, sono culture queste, in cui lo spostamento, il meticciato, il continuo mischiarsi di gruppi etnici c'è, ma la divisa etrusca presente nell'uso della lingua e in alcuni nomi che sono chiaramente etruschi ci pongono di fronte alla necessità di pensare ad un atto fondativo, a una presenza stabile. E allora è possibile con i dati dell'archeologia contemporanea provare a immaginare, a vedere fondarsi. Cosa significa fondare una città alla fine del VII secolo avanti Cristo? Non stiamo alla fine dell'VIII, quando arrivano i primi greci, c'è cioè una bella parte dell'archeologia contemporanea sugli insediamenti greci che cerca gli accampamenti, i primi accampamenti, no, greci, dove comunque, nonostante una prima urbanistica spontanea, poi subito nasce un impianto regolare che viene progettato e realizzato. Ma non siamo nell'VIII secolo, siamo a fine VII, quando proprio le esperienze coloniali hanno gettato, hanno creato una tradizione di fondazioni, un modo di creare gli spazi. Ecco, dico, tutto questo sapere calato in un contesto che cominciamo a vedere etrusco, come si adegua, come si trasforma in risposta a un istituzionale che non è greco, che non prevede il santuario come spazio autonomo, ma lo prevede come spazio del politico. Come si adegua la distinzione tra spazio santuariale e spazio privato in una città che però assorbe un modo di dividere lo spazio che è quello greco? Ecco, le nuove indagini condotte nel cuore di Pompei hanno cominciato a gettare luce su questi aspetti, o anche il recupero di vecchia documentazione, la rilettura di altre e anche ammettere gli errori compiuti nel passato, come sicuro nel futuro si riconosceranno i nostri limiti e i nostri errori. Il sapere è fatto sempre di progressive modifiche, no? Allora siamo tornati, permetto di usare questo plurale perché Osanna mi ha chiamato a far parte di una squadra in cui con i nostri allievi, con altri colleghi di diverse università abbiamo a lungo lavorato sulla Pompei prima del 79 dopo Cristo, quando si erano fermati gli scavi nella Pillo, e abbiamo a lungo meditato, seguendo una lunga tradizione iniziata con i bei lavori di Fabrizio e dell'Università di Perugia, e abbiamo proseguito in queste ricerche. Ne sono emersi risultati, a mio avviso, questo è il santuario di cui parlavo con le tante iscrizioni presentate nel lavoro, e ci ha permesso, per esempio, di tornare sulla distribuzione delle iscrizioni etrusche dentro la città, e abbiamo potuto vedere, riprendendo l'intuizione di Fausto Zevi, quanto le iscrizioni fossero più diffuse, andassero oltre il santuario di Apollo e testimoniassero un'occupazione dello spazio urbano molto più estesa e un utilizzo della lingua etrusca molto più estesa, non legata solo alle aree santuariali. Ci siamo potuti interrogare sul perché una città fondata da etruschi non manifesti un'altra divisa. E noi siamo qui nella Curia a parlare, in prossimità del Colosseo, del Palatino, laddove
Nel VI secolo Roma ci appare con tutte le sue architetture di tipo etrusco, con delle divise che conosciamo benissimo e che si permettono di, cioè queste divise etrusche, modi di costruire templi, sono riconoscibili ovunque, anche in posti sperduti è possibile riconoscere una parte di questo sapere. Tutto questo mondo non filtra, non arriva a Pompei. Eppure diciamo Pompei è fondazione etrusca, allora perché? Allora qui c'è tutta la problematica legata a comporsi di un artigianato locale in un dialogo costante e complicato tra centri magnogreci, tra competenze locali, tradizioni che diventano pompeiane, specificamente pompeiane, e citazioni di architettura etrusca che diventano in un contesto che invece cominciamo a vedere istituzionalmente etrusco dal punto di vista della cultura materiale come capua, cioè se dovessimo dire che non possiamo definire, come qualcuno ha detto, che non possiamo definire Pompei etrusca perché non ci sono gli elementi della cultura materiale, questo modo assurdo di ragionare ci porterebbe a dire che neanche Capua etrusca, perché neanche Capua restituisce testimonianze di questo tipo di architetture. È invece il comporsi di un artigianato complesso, in quella logica che supera le barriere etniche, va verso la condivisione di fatti culturali che portano al comporsi di un artigianato campano che poi diventa specificamente pompeiano. Ed è proprio la ricerca nel sottosuolo che ci ha permesso di riconoscere il ruolo di città complesso di Pompei nel VI secolo con una classe propria di artigiani, che sciama e esce anche oltre i limiti e influenza una parte della penisola sorrentina e arriva a stabilire contatti con Posidonia e con Cuma e entra in un dialogo in cui i nostri vecchi concetti di città greca, città italica, scricchiolano e entrano in questo melting pot che è il golfo del cratere in cui queste diverse componenti si incontrano. Questo modo di rivedere l'artigianato arcaico, grazie alla rilettura del passato, ci ha portato anche, per esempio, a riconoscere che quell'area che per così tanti anni ha costituito un punto di riferimento nella ricerca pregressa, l'area della casa della colonna etrusca, gli scavi a lungo condotti in quest'area che avevano portato, in base al rinvenimento di un gruppo limitato di frammenti di Bucchero, a parlare della presenza di un santuario, oggi quell'evidenza, inserita in un contesto di più generale rinvenimento di materiali arcaici, si stempera e si inserisce in un contesto di occupazione territoriale, non necessariamente un santuario. E per esempio il capitello definito, no, etrusco, arcaico, oggi può essere ampiamente riletto, riprendendo una vecchia affermazione dimenticata di Maiuri sulla sua cronologia bassa, non arcaica. E allora si può smontare alcune vecchie credenze e cominciare ad avanzarne di nuove e leggere una grande Pompei etrusca che sviluppa un proprio potere e controllo su un territorio esteso, una propria divisa di artigiani. Ci sfugge ancora l'istituzionale, quello reale, perché mancano, come in molti altri centri etruschi, riferimenti alle istituzioni. Ci sfugge ancora il grado di compenetrazione tra la presenza italica e quella etrusca, che sicuramente ci sarà stato in questo centro, ma la città appare una macchina complessa, una Pompei complessa che si schiera a governo di una parte del Golfo contro la presenza greca quando viene fondata Neapolis. E tutto questo altera gli equilibri di non belligeranza tra la presenza greca e la presenza etrusca. Pompei viene coinvolta in questo scontro e subisce un tracollo. Dopo il 474, data importantissima per il Golfo di Napoli, Pompei ammutolisce. Le nuove ricerche, così ben sintetizzate nel volume di Massimo Sanna, confermano e anzi forniscono dati in più su questa cesura. C'è una strada arcaica che abbiamo potuto indagare, che arriva alle soglie del V secolo e si arresta, non vi si fa più manutenzione. Un silenzio che dura circa 100 anni, per poi riprendere in un nuovo equilibrio. Comincia una nuova storia che è quella della Pompei italica, ma su questo mi taccio e molto meglio di me potrà proseguire in questo racconto, Fabrizio.
Grazie a Carlo Rescigno e alla sua appassionata presentazione che ripercorre i primi capitoli del libro di Massimo Osanna, La lunga vita di Pompei, i santuari e la città, e poi i vasi parlanti, proprio quello di cui ha parlato nel dettaglio Carlo Rescigno con le iscrizioni, ma collegati a un contesto che appunto ci ha portato tutta una serie di novità. Questi primi due capitoli, prima poi di entrare nella Regio Quinta, nel terzo capitolo, con strade, case, botteghe, e quindi a questo punto do la parola a Fabrizio Pesando. Buongiorno, grazie dell'invito. Sono molto lieto e felice di essere, seppur soltanto virtualmente, con voi nella Curia, perché insomma è un luogo prestigiosissimo, bellissimo, dove ho avuto anche già occasione di partecipare a presentazioni di questo tipo. E devo dire la verità, quando mi è stata data questa opportunità, naturalmente ho riletto il libro di Massimo Osanna. Diciamo, ci conosciamo tutti molto bene, insomma, abbiamo condiviso anni di studi comuni a cui farò inevitabilmente, forse qualche volta, riferimento. E naturalmente, parlando di un libro che è uscito già da qualche anno, diciamo che la sua strada, il suo destino, insomma, citando Terenziano Mauro in maniera indiretta, l'ha già percorso. Un libro che è stato più volte presentato in varie forme, in varie situazioni, e anche attraverso i media. E quindi non, è chiaro che non può essere una presentazione di tipo tradizionale, però rileggendolo con un altro tipo di approccio, proprio quello del lettore, e non come ho fatto la prima volta per cercare le notizie, per avere contezza delle ricerche che erano in atto o si erano da poco concluse. Vorrei soltanto dire due parole sul volume in generale, prima di entrare anch'io a trattare di un aspetto specifico che ho cercato di collegare anche alla mostra a cui ha fatto riferimento la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, cioè quella di Pompei 79 d.C., curata dal caro e compianto maestro Mario Torelli. Dicevo, perché è una pubblicazione questa certamente molto originale, per il fatto che ha affiancato, preceduto o seguito pubblicazioni di tipo scientifico, apparse su riviste specializzate, atti di convegno, che è un tratto molto molto particolare, tenendo conto che proprio gli scavi, le attività di scavo effettuati a Pompei, soprattutto quando si tratta di rimozione di parti più o meno ampie di materiale vulcanico, talvolta anche studi innovativi e prestigiosi sono usciti con molto, molto ritardo rispetto all'esecuzione di quei lavori. Prendiamo i due casi più esemplari, forse, di questo, per avere un'idea, sono quelli, per esempio, gli scavi molto innovativi fatti da Vittorio Spinazzola negli anni 10 del Novecento, i cui risultati, per tutta una serie di traversie molto complesse legate alla vita, alla biografia di questo importantissimo innovatore nella periodo degli scavi, diciamo, iniziali su grande estensione di Pompei, ha avuto, e il volume, come sappiamo, è uscito addirittura nel 1953, a 10 anni dalla morte dell'autore, a cura poi del genero e a sua volta anche pompeianista e studioso di Pompei, Salvatore Auri Gemma. Ma anche lo stesso Maiuri, che pure aveva quasi pubblicato degli instant book su Villa dei Misteri, la Casa del Menandro, usciti a ridosso dell'esecuzione degli scavi, il suo magnum opus, quello dedicato agli scavi di Ercolano, che è stata la sua grande impresa archeologica, anche superiore a quella esercitata a Pompei, sia pur notevole negli anni, è uscito soltanto nel 1958, quindi a molta distanza. È vero, c'erano le relazioni di scavo che uscivano su Notizie Scavi, però ecco, per arrivare ad avere contezza anche del grande pubblico di quello che si stava facendo,
che occorso appunto aspettare un certo numero di anni. E anche nell'ultima parte del Novecento, quando sono stati avviati lavori di rimozione del materiale vulcanico, gli accumuli che si erano che premevano sui limiti della città, ebbene, questi scavi attendono ancora adesso talvolta di essere conosciuti. Le terme suburbane sono ben note, sono aperte al pubblico, visitabili, ma faccio presente che al di là dell'attenzione che è stata data all'apoditerium, cioè a un solo ambiente e al ciclo di pitture di tipo pornografico, no? Molto note, ben esso presenti, il resto dell'edificio è sostanzialmente inedito. La casa di Giulio Polibio, l'insula dei casti amanti e del pittore al lavoro, certamente conosciute attraverso pubblicazioni su riviste, atti di convegno, però anche in quel caso aspettiamo ancora una pubblicazione. Certamente il lavoro, molto del lavoro sia di scavo stratigrafico, come abbiamo sentito riassunto adesso da Carlo Recigno nei suoi risultati più importanti, così come anche appunto la liberazione dell'area del cosiddetto cuneo, saranno poi seguite da pubblicazioni specifiche in cui tutte quelle competenze a cui faceva riferimento la direttrice Russo sono state utilizzate dagli antropologi, ai botanici, eccetera. Però questo lavoro si iscrive appunto con questo tratto di originalità di aver dato al pubblico più o meno specialistico che si avvicina alla conoscenza di Pompei degli strumenti nuovi e conoscitivi. Due parole anche sullo stile, diciamo, utilizzato da Massimo in questo lavoro, c'è naturalmente una scrittura più tradizionale, se vogliamo dire così, nella parte iniziale, quella cioè relativa agli scavi stratigrafici a cui faceva riferimento Carlo, sia quelli della fase, diciamo, della frequentazione dell'epoca, diciamo, più antica, più arcaica, etrusca di Pompei, sia di quella più recente degli scavi dell'età, che riguardano sostanzialmente i livelli di età sannitica e tardosannitica del foro triangolare, che hanno aperto nuove prospettive di lettura che saranno poi da mettere diciamo, in filiera con quelle che sono delle scansioni cronologiche e monumentali degli edifici, perché naturalmente queste novità, su cui non mi soffermo perché sarebbe entrare troppo nel dettaglio, devono essere viste anche in relazione con il più rilevante complesso monumentale della stessa area, cioè il teatro ellenistico e poi il teatro romano, che naturalmente compongono in una realtà che era già stratificata, perché il Tempio dorico, no, che abbiamo sentito prima nella relazione di Carlo, esisteva già, ma che ha un rapporto molto forte con il teatro, componendo uno di quei complessi, una delle tante declinazioni possibili dei complessi teatri-templi che noi conosciamo per l'età tardorepubblicana in gran parte dell'Italia centro-meridionale. Il secondo registro, invece, di scrittura del libro è quello improntato un po' sullo stupore, lo stupore dello scavo delle realtà nuove, la zona del cosiddetto cuneo che è servita per mettere in sicurezza quest'area della città, dove molto spesso si ricorre proprio a una serie di comunicazioni di stati d'animo che Massimo fa. Io, per esempio, è uno dei tanti casi quando c'è il primo sopralluogo alla casa di Leda, che è una specie di casa dei detti, no? Che per, tra l'altro sta molto vicino con l'immagine di Priapo all'ingresso, i quadretti che allusivi al mondo dell'erotismo e della congiunzione carnale. Ecco, lui parla di questo sopralluogo fatto con grande emozione, con viva emozione a vedere questi risultati degli scavi. E così tutta questa parte dedicata agli scavi nuovi, chiaramente si vuole guidare il lettore alla conoscenza di quella Pompei, che sì, lo conosciamo, però anche nelle cose minute, i graffiti, tra l'altro anche con la scoperta
che tra l'altro sono scavi anche molto fortunati, cosa che in archeologia non guasta, la scoperta appunto della scritta in carboncino che ha contribuito insieme a un'altra testimonianza, anzi sono grato a Massimo che ha ricordato che in un lavoro di qualche anno fa io avevo accennato a un problema simile dato da un graffito, in questo caso rinvenuto a Torre del Greco, alla Villa Sora di Torre del Greco, che ha permesso in qualche modo di finalmente forse spostare, sia pure di qualche mese, la data dell'eruzione, dando ragione a una tradizione secondaria, ma scritta della lettera, la famosa epistola di Plinio il Giovane. E così altre scoperte, in alcuni casi anticipato alcune scoperte che poi sarebbero sopravvenute successivamente, come quella della rimozione definitiva del settore del Termopolium, dove è venuto alla luce, tra le tante raffigurazioni, anche il secondo cane dipinto all'interno di un Termopolium, dopo quello scoperto nel 1915 nello scavo della Caupona di Sotericus. E infine, anche questa importantissima scoperta, questa veramente notevolissima, quella del mosaico con l'iconografia, la narrazione iconografica, un unicum assoluto appunto del mito legato al catasterismo di Orione, cioè la sua assunzione al cielo dell'eroe come costellazione. E questo è un capitolo densissimo, non entro nell'esegesi che mi sembra ineccepibile, il riconoscimento, il mito, la narrazione mitica, ma c'è un aspetto che con questo chiudo questa parte, diciamo, sul volume che mi sta molto a cuore. Io tanti anni fa mi ero occupato in maniera un po' desultoria, anche con una pubblicazione di tipo divulgativo di editoria antica, e dietro quella iconografia così isolata, che ne fa appunto un'unicità, e anche dietro lo scarso livello, o livello non altissimo di esecuzione da parte del Musivarius, ci leggo appunto la presenza di un modello iconografico diverso dal solito. Non sono i soliti cartoni che girano con riproduzioni probabilmente di quadri, ma penso per esempio ai libri illustrati, come quelli appunto che erano dedicati all'astronomia, come i fenomeni di Eratro, i catasterismi di Eratostene, che sappiamo erano sempre accompagnati da illustrazioni, sia delle costellazioni che dei miti che ne avevano in qualche modo giustificato le denominazioni. Fino a giungere, come ricorda appunto Massimo in un punto del suo capitolo, a arrivare all'età bizantina, cosa che ha permesso appunto, per esempio, di riconoscere in un'affinità tra una raffigurazione di volume della Bizantina e il mosaico, proprio l'iconografia dell'eroe Orione. Quindi questa è la grande, secondo me, il grande pregio di questo libro. E se mi permettete, a questo punto, diciamo, sperando di non essere troppo lungo, ma fermatemi nel caso. Si vede il PowerPoint? Non ancora, però No, stai no. condividendo. Ecco. Adesso mi dà Sì. la condivisione. Non ho parlato di un capitolo, diciamo, facendo questo rapido excursus sul libro, che è il capitolo ottavo, chiamato Il più amato dei pompeiani, riprendendo una famosa pubblicità, credo, di una nota cucina negli anni 80, credo. E ho cercato di vedere questo capitolo, impostarlo collegandolo appunto alla mostra a cui faceva riferimento la direttrice del parco, una mostra un po' sfortunata, in questo momento è chiusa, speriamo che riapra, perché vi ho trovato nella tematica e nel soggetto di questo capitolo, che è dedicato a questo personaggio importantissimo della Pompei di età claudio-neroniana, Gnaeus Alleius Nigidius Maius, una sorta di filrush appunto con il
temi trattati dalla Mostra, perché la Mostra su Pompei ha due binari. Uno è quello cronologico che ci ha illustrato Alfonsi La Russa, cioè dal momento del Fedus di Roma, di Pompei con Roma, alla eruzione. L'altro sono dei temi che Mario Torelli aveva enucleato e distinto come sezioni proprio per indicare quei rapporti che ci potevano essere di comunanza, di carattere economico, politico, antropologico e comportamentale tra la grande Roma, che è una città, una megalopoli dell'antichità, e la modesta, media città, seppur una zona ricca come la Campania, come poteva essere Pompei. La grande, l'eccezionalità di questa scoperta, questa tomba monumentale situata al di fuori di una delle porte più importanti della città, sia pur quella, forse l'area meno conosciuta perché si trova a ridosso della città moderna e anche degli edifici demaniali della città, è Porta Stabiana, da cui si usciva dalla città per andare verso Stabia, superare il ponte sul Sarno, arrivare al porto fluviale, quindi è una delle zone più importanti certamente della città, quindi non ci stupiamo che ci si trovi in questo punto questa tomba monumentale dove è stata trovata la più lunga iscrizione di res geste di un personaggio pompeiano finora conosciuta. La schermata è molto lunga, naturalmente non la leggo in dettaglio, ma è anche in questo caso un ricordo di Mario Torelli, perché riprendendo il testo del libro di Massimo e della pubblicazione integrale che è uscita in inglese, in una rivista in lingua inglese della iscrizione, ha saputo come sapeva fare, come tutti noi suoi allievi sappiamo bene, riassumere i tratti salienti di un dato archeologico in poche righe. Io faccio riferimento naturalmente alle famose schede del libro dell'arte romana di Mario Torelli, scritte insieme ad Anchi Bandinelli a fine degli anni 70 del Novecento. Dove troviamo questo? Cioè la capacità incredibile che quel grande studioso, quel grande maestro aveva di sintetizzare le cose. Cosa ci dice? Questo personaggio è vissuto in questo periodo, ha organizzato tutta una serie di manifestazioni, offerte alla comunità. Munera Gladiatori, Epula, incontri importanti, addirittura donazioni per un periodo abbastanza lungo di tempo di pane, grano, eccetera, in un momento di carestia della città, lavori infatti in varie circostanze, addirittura questi banchetti con triclini numerosissimi che ci hanno anche permesso, come un calcolo che Massimo ci ha proposto nel suo libro, di calcolare in maniera abbastanza precisa il numero degli abitanti di Pompei. Appunto, in queste pochissime righe c'è tutta la storia di questo importantissimo personaggio che rapidamente andremo a conoscere nelle varie sezioni. Perché? Perché questo è un pezzo del libro di Massimo, virgolettato, ci ricorda che questo personaggio, che discende da una famiglia libertina della prima età imperiale, però conserva all'interno della sua onomastica il ricordo di grandi famiglie del periodo sannitico, gli Allei e i Nicidi, che sono persone come gli Eumachi, come i Popidi, eccetera, impegnati nella vita politica ed economica della Pompei del secondo secolo avanti Cristo. Probabilmente sono quei rami della Pompei sannitica filoromana, come aveva indicato, insomma, nel caso degli Eumachi e Fausto Zevi anni fa, che poi riprendono vitalità attraverso nuovi innesti sociali proprio nella prima età imperiale, da Augusto in poi, quando c'è una rivisitazione, una rivalutazione nel segno di quella tota Italia augustea di queste componenti più antiche della città che l'età Silvana aveva naturalmente per un po'
mortificato e allontanato, tenendo presente che insieme, e vi ho proposto un'altra iscrizione a questa onomastica che rimanda all'antichità sannitica, abbiamo anche il fatto che Gnaeus Adelius Egidius Maius è proprietario di una delle case, anzi della forse la più importante casa di Pompei dopo la casa del Fauno, che è la cosiddetta casa di Pansa, che si chiamava in realtà Insula Ariana Pogliana, dai nomi delle due gentes sannitiche che l'hanno costruita e l'hanno abitata prima, naturalmente, del nostro personaggio, gli Arri e i Polli, due famiglie di grande levatura. Probabilmente gli Arri avevano il possesso della casa più grande, che poi vedremo, ci tornerò su questo, e i Polli invece abitavano nella parte settentrionale dell'insula, dove adesso si trova il grande giardino della Domus, e che però mantiene dei segni di aperture e chiusure di porte che esistevano in precedenza, che forse costituivano un altro elemento di tipo insediativo. Ecco. Altro tema che si può sposare benissimo, naturalmente, vi lascio leggere rapidamente il testo sempre di Mario Torelli, riguarda il MOS, cioè le consuetudini che naturalmente nel mondo antico vengono trasmesse ai posteri e ai successori, agli eredi, diciamo quella che poteva essere l'eternità del ricordo, attraverso soprattutto i grandi monumenti funerari. E questo va benissimo, infatti non a caso Mario Torelli parla di questa proprio nel culto delle sepolture all'interno di queste consuetudini ereditate, ci sofferma di nuovo su questa tomba, anche come elemento qua, di uno dei grandi temi affrontati nella storia dell'arte romana, grazie proprio all'insegnamento di Ranuccio Bianchi Bandinelli, su quella che sarà anche discusso ormai da molto tempo come concetto dell'arte plebea, su cui Mario Torelli è tornato proprio con questo che è questo articolo, questo contributo del catalogo molto importante, perché a distanza di tantissimi anni e proprio alla fine, diciamo, del suo percorso di studioso, ritorna su questo tema rilanciandolo e vedendo proprio nella tomba di Gnaeus Adelius Egidius Maius uno degli esempi di questa arte plebea di città di periferia, che troviamo che non è isolata, perché dalla tomba molto probabilmente proviene questo famoso rilievo rinvenuto a metà degli anni dell'Ottocento in quella zona della città, che era un po' un adespoto, non si sapeva bene dove collocarlo. Adesso il testo dell'iscrizione, che ricorda i tanti munera dati da Gnaeus Adelius Egidius Maius, probabilmente ci danno la sicurezza che si tratta di questo monumento, di cui costituiva probabilmente parte della decorazione della zona superiore che ci è andata perduta. Vi ho messo naturalmente una citazione scontata di un altro monumento, di un altro importantissimo personaggio della Pompei, diciamo d'età neroniana e forse Flavia già, che è Umbricio Scauro, la cui tomba a Porta Ercolano era anch'essa decorata con scene di Munera. Naturalmente, per illustrare questo, potevo anche pensare al monumento di arte funerario, di arte plebea più noto, quello di Lucius Storax a Chieti, a Teatro Marrucinò, un pezzo anche questo da manuale di storia dell'arte. Però, se mi permettete, questa è stata un'occasione, leggendo il libro di Massimo, per leggermi alcune cose coeve, che mi hanno anche molto sorpreso per certe affinità. E naturalmente è la cena Trimalchione, se ricordo, che Amedeo Maiuri aveva dedicato un suo commento, traduzione e commento, no, della cena Trimalchionis, perché vi riconosceva dei tratti della società pompeiana dell'epoca. In estrema sintesi, quando c'è il momento in cui
Trimalchione chiede come vanno avanti i lavori la sua tomba da Binna, che tra l'altro è un personaggio importante perché è un Severo Augustale, dice: mi raccomando, riproduce ai piedi della mia statua la cagnetta, vabbè, delle corone, profumi e tutte le battaglie di Petraite, di modo che grazie a te mi tocchi vivere dopo morto. Petraite è un famoso gladiatore dell'epoca. E quindi il mostro Liberto, ricchissimo, che peraltro conosceva bene Pompei, aveva un terreno a Pompei che andò a fuoco, insomma, ne fa anche un po', cioè, si sofferma su questo particolare, è amico di uno Scauro, che Maiuri pensava potesse essere addirittura proprio quell'Umbricius Scaurus, grande mercante e fabbricante di garum della città. E poi in un altro passo, immediatamente successivo, dice: ti prego anche che nel mio monumento tu faccia delle navi in atto di navigare. Poi me, seduto in tribuna d'onore con indosso la pretesta e 5 denti d'oro, mentre elargisco al popolo monete traendole dal borsellino. Sai, infatti, che ho istituito un banchetto dando 2 denari a testa, che è esattamente quello che fa, diciamo, il nostro Aleius Nigidius Maius, di cui si vanta, no, di aver fatto nella sua lunga iscrizione, e poi dice. E ci aggiunge questo, che è un particolare molto, molto vicino a quello che scrive Nigidius Maius nella sua iscrizione: se ti pare, facci pure i triclini e facci anche il popolo che si dà la pazza gioia. Ecco, è un pezzo letterario che sembra quasi la tomba di Nigidius Maius, che certamente è lo spirito del tempo, sarà stato qualcosa del genere a Pozzuoli, a Neapolis, a Pompei, naturalmente, ma è una cosa abbastanza impressionante questa vicinanza. Qui io vado velocemente perché insomma non voglio rubarvi tempo. C'è un punto su questo, dissento un po' su questo punto da quanto sostenuto da Massimo nel libro, perché c'è un altro aspetto importante di Gneius Aleius Nigidius Maius, a parere mio, e cioè la pubblica magnificenza. C'è questa iscrizione molto importante che ricorda dei giochi, la pompa, la venatio e dei combattimenti fra atleti in occasione della dedica dell'Operis Tabularum, che Massimo, seguendo un'interpretazione di Patrizia Sabatini Tumolesi, poi anche ripresa da Lucia Romizzi, intende quelle tabule, cioè quelle pitture che ricordavano gli avvenuti Munera, cioè qui si ricordava come fosse una pittura trionfale, se no gli avvenuti Munera per celebrare il ricordo, che celebravano il ricordo. Ci sono effettivamente dei confronti possibili, ma sono sempre il termine, sempre tabula. Per esempio, anche nell'iscrizione di Benevento, che era stata utilizzata da Sabatini Tumulesi per un confronto di questa lettura da lei proposta dell'iscrizione pompeiana, però come vedete si parla di in basilica, in qua tabule, Muneris habeo edite posite sunt, cioè sono le tabule, opus con un genitivo di costruzione, significa costruzione di un edificio particolare, soprattutto epigraficamente vi ho messo alcuni esempi che spaziano dagli anfiteatri, lo ricorda anche Tacito, che parla di un opus anfiteatri, per esempio teatri, strade, moli, ponti, terme. E c'è anche un passo di Plinio il Giovane, acquedotti, cioè sono sempre termini, locus significa l'edificio, la costruzione di un edificio, che probabilmente a Pompei io credo che sia l'edificio quello più occidentale dei 3 edifici pubblici, diciamo, che si trovano nel lato meridionale del foro, sia perché è isolato da tutti gli altri, e questa è una buona regola per un tabularium come le biblioteche, cioè non avere muri in comune per evitare problemi in caso di incendi, ha delle nicchie alle pareti, ci sono dei fori forse anche per infilare delle scaffalature, e soprattutto c'è un fatto che ha messo in luce anche degli scavi recenti, delle pulizie fatte recentemente proprio nell'ambito del grande progetto Pompei, perché come vedete esiste un pavimento di marmo
che viene tagliato nel momento in cui si fa la ricostruzione dell'edificio in laterizio, ricostruzione che non era ancora terminata al momento dell'eruzione. Quindi, dal punto di vista, diciamo, archeologico, rappresenta questo taglio un terminus antequem, cioè i muri sono stati costruiti al momento della ricostruzione post-sismica del post-62, il pavimento esisteva già, è preceduto stratigraficamente da un altro battuto pavimentale un po' più antico, probabilmente siamo in età, diciamo, claudio-neroniana, andrebbe benissimo con la cronologia del nostro personaggio. C'è poi una parte su cui proprio veramente sarò volante, ma mi ci tenevo perché questo spunto di aver fatto la ricerca sul significato di opus qualcosa mi ha portato anche all'ultima definizione possibile, che è cisterna, che prendo Vitruvio, Plinio, e poi un'iscrizione su cui vi dirò due cose. Piccola digressione, mi scuserete l'età, insomma, ogni tanto permette questi sconfinamenti, perché proprio il caso unico in cui opus, cioè costruzione di qualcosa, si accompagna non a un genitivo, a un sostantivo, al genitivo, ma a un aggettivo. In questo caso, famoso, discutitissimo termine, definizione di opus signinum. Non dico nulla, naturalmente, si parla molto di questi pavimenti in cacciopesto nel libro, per esempio, proprio nella casa di Orione, quindi questo un po' è un pretesto, per dire che questa definizione, cacciopesto, secondo me, è la definizione moderna più consona. Però, se volessimo proprio usare una definizione antica, non utilizzando invece quell'altra moderna cementizia a base fittile, che io non riesco ancora a digerire a distanza di anni da quando è stata proposta, abbiamo addirittura paradossalmente questi pavimenti, che sono i più diffusi nel mondo romano dal III secolo a.C. al V dopo addirittura. Hanno addirittura, secondo me, tre definizioni. Uno è quella la più antica di Catone, pavimentum de testa arida, che significa pavimento fatto da mattoni cotti, arida, perché è la novità un po' dell'epoca, insomma, la costruzione sistematica e generalizzata ormai dalla metà del secondo secolo a.C. dei mattoni. Poi abbiamo non gli opera signina, ma i pavimenta signina, perché Plinio ci parla di pavimentum, non di opus. E poi addirittura quello che ha mostrato Paolo Bracone, insomma, anni fa in un bell'articolo, il pavimentum testaceum o ostracus, da ostracon naturalmente, che è il nostro cacciopesto, la denominazione probabilmente quella utilizzata in età imperiale tardo-antica. Cos'è a questo punto l'opus signinum? Vi faccio questo, ormai è un po' il mio tormentone, il mio grande amore per questo luogo del cuore, diciamo, un luogo archeologico del cuore, che è il piccolo parco archeologico di Cupra Marittima nel Piceno meridionale, uno dei sei parchi archeologici riconosciuti come tali delle Marche, un luogo anche abbastanza importante dai trascorsi etruschi, insomma, la dedica del 127 della ricostruzione del famoso tempio della dea Cupra, effettuato da Adriano nel suo tour d'Italia, ricorda la fondazione del santuario etrusco, su cui ha scritto delle pagine bellissime Giovanni Colonna anni fa, sull'interpretazione anche del rapporto con Cuma, con la zona, con la prima la grande guerra tra etruschi e cumani, ma insomma non è, insomma, sarebbe. Però guardate anche un po' in questo caso, diciamo, vi porto a Cupra, lontano da Pompei, ma in un paesaggio abbastanza, diciamo, sovrapponibile al foro di Pompei, sia pure in forma ridotta, perché abbiamo un bel tempio esastilo con la
altare inserito all'interno della scalinata d'accesso di quello che forse è il Capitolium o il tempio urbano proprio dedicato a Kubra, affiancato da due jani, non sono proprio archi onorari, ma da due jani di ingresso, archi di ingresso al foro, che ci ricordano un po', naturalmente in scala ridotta, la situazione proprio che noi conosciamo molto bene nel foro di Pompei. Ma ecco cos'è. E finisco la mia digressione e mi scuso, locus signinum, perché a poca distanza da Cupra Marittima abbiamo un'iscrizione, si trova in questo punto, di questo casolare che insiste su una gigantesca cisterna a doppia camera che appartiene al caputacque dell'acquedotto di Cupra. Questa iscrizione è interessantissima, ci ricorda che durante il secondo consolato di Tiberio e di Calpurnio Pisone, quindi siamo nel 7 avanti Cristo, questo edile per la seconda volta, che si chiama Gaius Aius, aquam duxit, cioè ha portato l'acqua in città, quindi ha fatto l'acquedotto, et opus signinum fecit. Cioè, ha fatto quello l'edificio su cui è inserita l'iscrizione, cioè la cisterna doppia camera. Quindi è diciamo, la prova provata che insomma, abbiamo un pavimento, un signinum, che è una cosa, che potrebbe essere una delle definizioni possibili di questo manufatto, e poi l'opus signinum, che come tra l'altro diceva già il buon Plinio il Vecchio, riprendendo Vitruvio, non è altro che la cisterna, come si fa? Appunto, come aveva anche dimostrato Paolo Braconi, a segni. Passo a un altro aspetto, e l'ultimo, e poi così finisco questa mia digressione leggendo sulla lettura del capitolo ottavo del libro di Massimo Sanna dedicato a Agneus Aleius Negidius Maius, perché conosciamo di questo personaggio la casa, quindi siamo fortunatissimi. Abbiamo il grande sepolcro, importantissimo, con tutte queste informazioni che ci dà sull'operato di questo personaggio, ma abbiamo, cosa straordinaria, anche la possibilità di entrare fisicamente nella casa di Gneus Aleius Nigidius Maius, che altro non è che la casa di Pansa, di cui vi ho proposto delle immagini ottocentesche. Perché la casa di Pansa, come sapete, è stata scelta, per esempio, da Ernst Breton nella sua descrizione di Pompei della metà dell'Ottocento come la casa tipica romana. Cioè lui descrive la casa di Pansa e attraverso questa descrizione fa una lunghissima digressione sul modo di abitare degli antichi, perché ne ritrova i tratti vitruviani, ecco, poi sotto anche una ricostruzione naturalmente molto fantasiosa di come si doveva presentare la casa, secondo appunto le illustrazioni ottocentesche. E sappiamo che questa è la casa di Gneus Aleius Nigidius Maius, perché nell'Ottocento venne letta questa iscrizione a cui io già ho fatto riferimento, cioè che l'insula Ariana Pogliana di Gneus Aleius Nigidius Maius avrebbe dato in affitto una parte di questa insula, che sono tra l'altro gli ambienti 24, 25, cioè sono delle domuncule, poi dei cenacula, cioè degli appartamenti in affitto, probabilmente situati al piano superiore, a partire appunto dal mese di luglio. E probabilmente è il momento in cui forse si registra la scomparsa, la morte di Gneus Aleius Nigidius Maius, che come appunto sottolinea Massimo, dovette avvenire proprio nel 79. L'iscrizione è nuova, insomma, il sepolcro sembra nuovo. Segnalo tra le tante possibilità, anche tra le tante suggestioni che ci può dare questa casa, che dove vedete gli ambienti 7, 8 e 9 si trova un panificio.
Ricordiamoci che tra le cose che ha fatto il nostro Gnaeus Aleius Nigidius Maius c'è stato anche il fatto che per anni lui ha contribuito, ha aiutato il popolo, cioè i bisognosi dei pompeiani, attraverso delle distribuzioni di generi alimentari, tra cui grano e forse anche, diciamo, pagnotte, insomma, pane anche lavorato, insomma, può essere una suggestione possibile. Purtroppo quello che ci manca è la possibilità di leggere questa casa, che tra l'altro sottolineo è una casa molto antica, una casa di secondo secolo, quindi abbiamo di nuovo qui, come vi dicevo prima, il desiderio da parte di un personaggio come Laelius Nigidius Maius di riproporsi come un grande personaggio della tradizione pompeiana. Non si è comprato, non ha fatto una casa tipo i predi di Giulia Felice, se lo poteva permettere. Ha deciso di vivere in una casa un po' agé da un certo punto di vista, ma che poteva rimandare a quel periodo felice del secondo secolo avanti Cristo, insomma, che io insomma, ho chiamato più volte il secolo d'oro della città, nella propria residenza. Purtroppo non conosciamo i programmi decorativi di questa casa, perché purtroppo al momento dell'eruzione la casa era in ristrutturazione, forse dovuta proprio al fatto che forse chi l'abitava era deceduto da poco e quindi si predisponeva a un rifacimento della casa. Abbiamo però due indizi, almeno per capire il livello di quello che poteva essere l'accoglienza in questa casa degli ospiti da parte di Gnaeus Aleius e Nigitius Maius, perché nel Xistus Y vennero trovati questi due importanti oggetti che Breton descrive: il primo, cioè un candelabro che sostiene quattro lucerne bilicni in bronzo, come il più bel candelabro mai trovato fino allora, naturalmente, di bronzo nella città di Pompei, e che ha questa decorazione applicata sulla base con raffigurazione di Dioniso su una pantera. Quindi possiamo immaginare il candelabro che doveva illuminare e allietare i convitati sua presenza durante le feste che si dovevano tenere nel grande triclinio, la grande cenazio che si trovava probabilmente al fondo del peristilio della casa. E poi questo gruppo di Dioniso, il giovane satiro, un gruppo sembra che sia alto un'ottantina di centimetri, anche questo ci rimanda naturalmente al convivio, al convito, insomma, e a quelle attività che certamente si dovevano svolgere, quei momenti di riunione che si dovevano svolgere nella grande casa di Pansa. I due pezzi vennero riposti in un bacino, insomma, in un contenitore, come si dice nella relazione di scavo, accuratamente avvolti in un panno. Probabilmente proprio per preservarli non tanto dall'eruzione quanto dai lavori di ristrutturazione che si stavano compiendo nella casa al momento dell'eruzione. Ecco, questo è tutto quello che io, così, leggendo il bellissimo capitolo su questa importante e straordinaria scoperta della tomba di Nigidius Maius, ho così voluto condividere con voi, ricordando appunto con questo percorso quello che è stato poi l'insegnamento del nostro comune maestro. Riferisco appunto soprattutto a Massimo Alfonsina, ma certamente Carlo avrà usato anche lui gli strumenti, insomma, che ci ha lasciato Mario Torelli per comprendere l'antico. E con questo vi ringrazio e mi scuso se mi sono un pochino dilungato. Grazie, grazie Fabrizio, grazie anche per aver ricordato più volte Mario Torelli, a cui con Massimo Sanna vogliamo dedicare una giornata di studi, speriamo presto quando le condizioni, in presenza possibilmente, quando le condizioni quindi lo consentiranno, speriamo entro l'anno, entro il 2021.
E adesso, a conclusione, vorrei passare intanto la parola a Massimo Sanna, ma prima volevo leggere alcune sue parole dell'introduzione. Lui dice appunto: il libro che avete tra le mani racconta la mia Pompei. Pompei dalla doppia vita, dalle molte vite. Dice: qual è quella attuale, la nostra Pompei contemporanea? E con questo vorrei dare la parola a Massimo. Grazie Alfonsina, grazie per aver organizzato questa bella presentazione, grazie agli amici intervenuti, a Fabrizio Pesando e a Carlo Rescigno per le belle relazioni da cui si impara sempre. E io concludo con veramente breve, poche osservazioni oltre a quello che è stato già detto. Io mi unisco ovviamente ad Alfonsina nel ricordo del maestro. Questo libro in fondo è frutto delle mie ricerche di Pompei, ma anche di una formazione che è quella perugina che appunto ho avuto la fortuna di seguire con Mario Torelli, e quindi veramente lo voglio ricordare. Sono contento che anche in questa giornata sia stato più volte ricordato, a partire dalla bella mostra che speriamo di riaprire al più presto. Invece, per quanto riguarda il libro, volevo ripartire da quanto proprio Alfonsina diceva all'inizio, cioè il libro è un libro che ha prodotto un resoconto degli ultime ricerche, ma anche un libro che parla di questi anni straordinari, complessi, difficili, intensi della mia presenza a Pompei nell'ambito del grande progetto Pompei. E proprio partendo da questo, io volevo ribadire e sottolineare ancora una volta, perché pare che lo scriviamo, lo diciamo, parliamo e riparliamo, ma non sempre tutti recepiscono effettivamente quello che a Pompei è avvenuto, anche perché forse bisognerebbe andare a Pompei, bisognerebbe visitarla, adesso che si riapre invito tutti a ritornare a vedere quello che effettivamente è stato fatto in questi anni. Ma quello che volevo dire è che questo progetto che parla delle nuove ricerche parte da un assunto, cioè che le nuove ricerche sono state fondamentali a Pompei e i nuovi scavi sono stati fondamentali a Pompei perché partivano da un progetto più complessivo e sistematico di riattenzione alla tutela del sito. Il sito, come tutti sanno, nel 2014 versava in uno stato assai precario, era stato oggetto di scandali ripetuti, non ultimo quello della Schola Armaturarum, ma quello che problema esisteva e che era, come dire, impellente da risolvere era l'assenza decennale di una manutenzione sistematica, cioè una visione sistemica di tutto il patrimonio costruito di Pompei e degli apparati decorativi. Proprio per affrontarle in maniera le criticità in maniera sistematica ed omogenea. Ora, queste ricerche della Reggio Quinta in particolare sono nate da un grande progetto di messa in sicurezza di fronti di scavo, cioè erano degli scavi necessari, cioè, no, li abbiamo intrapresi non per la gioia scomposta di riprendere a fare scoperte come nel passato, ma sono state intraprese tra l'altro il tempo giusto, una volta che era stata messa in sicurezza e tutto il resto di Pompei, questo lo vorrei ricordare, ma sono state intraprese all'interno di un progetto complessivo che era il progetto di mitigazione del rischio idrogeologico e di riappropriazione dei fronti di scavo che interessava 3 km di fronte lineari di fronte di scavo di Pompei, che era quello dove si erano arrestati gli scavi dell'Ottocento e quelli appunto di particolare di Sogliano, per quanto riguarda la Regio, di Antonio Sogliano per quanto riguarda la Regio Quinta e di Maiuri per quanto riguarda invece il settore sud di Pompei, in particolare Regio Prima e Seconda, e quelle di Spinazzola per quanto riguarda gli scavi di Via dell'Abbondanza. A me ha fatto piacere che Fabrizio abbia ricordato la figura di Spinazzola, che è stata la figura di un grande innovatore, anche una figura complessa, tra l'altro, su cui sono state scritte tante cose, anche ai tempi è stato attaccato più volte, è stato oggetto di polemiche, di scandali vari, però
quello che bisogna ricordare è che il suo approccio è stato sicuramente un approccio innovativo. Poi possiamo essere d'accordo o non d'accordo su questa impostazione dello scavo di Via dell'Abbondanza, però quello che io vorrei sottolineare è che Spinazzola si era posto il problema dei fronti di scavo. Infatti sul lungo Via dell'Abbondanza era il luogo dove meglio reggevano i fronti di scavo rispetto ad altre zone, proprio perché lui aveva creato dei muri a scarpa dietro le facciate scavate proprio per contenere la pressione della coltre vulcanica che lì raggiungeva oltre i 6 metri. E tra l'altro proprio tutti i puntelli di via e le transenne di Via dell'Abbondanza non erano colpa di Spinazzola ma della gestione successiva, proprio perché erano restauri di coperture, di tettoie che erano state fatte dopo, frutto comunque di restauri post Spinazzola. Ora, come ha fatto Spinazzola proprio in maniera sistematica, anche in tutta l'area fra via di Vesuvio, lungo via Vicolo delle Nozze d'Argento e poi via di Nola, appunto per quasi 3 chilometri, si è iniziato un programma straordinario, gigantesco, dove sono stati appostati svariati milioni, circa 14 milioni, appunto per riprofilare e spingere indietro il fronte rispetto alle strutture scavate e inclinare la pendenza di questo coltre di Lapilli per farlo raggiungere 35 gradi e poi soprattutto canalizzare le acque dal di sopra evitando che queste poi scendessero nell'area scavata. Tutto quindi un progetto gigantesco dove è stato necessario scavare proprio per riprofilare il fronte, e lì all'interno del progetto proprio si è deciso di eliminare questo cuneo cosiddetto, cioè una sorta di penisola scavata fra le Reggio prima e seconda della Reggio quinta, scavata non scavata alla fine dell'Ottocento, che era rimasta inspiegabilmente appunto intonsa e che però aveva creato tutta una serie di problemi, tant'è che le strutture intorno erano tutte puntellate e gli ultimi crolli, a cominciare da quelli che ho vissuto io all'inizio, appena arrivato nel 2014, erano proprio verificati in quella zona. Tra l'altro proprio riprofilando si è visto come in tutta la via del Vesuvio, via del Vicolo delle Nozze d'Argento, erano tracce di crolli mai documentati. Questa è un'altra cosa, devo dire, abbastanza spiacevole, cioè crolli avvenuti a ripetizione dagli anni 80, 90, dove non erano mai stati documentati, non avevano avuto l'eco di mediatica, proprio perché erano in zone chiuse al pubblico dal terremoto dell'80 in alcuni casi, e quindi però lì riprofilando sono venuti alla luce appunto tutta una serie di muri che crollati proprio per una mancanza di sistematicità nel mettere in sicurezza questi fronti. Quindi io questo lo vorrei segnalare, perché bisogna anche riconoscere quello che è stato fatto, ma non dico riconoscere a me quello che è stato fatto, ma un'equipe molto nutrita di persone che hanno dedicato la loro vita in questi ultimi anni, a cominciare dai funzionari di Pompei, a cominciare appunto dell'equipe del generale Nistri e poi degli altri generali che sono succeduti a lui, a cominciare da tutto il personale della segreteria tecnica che ricordava Alfonsina, che sono stati appunto immessi a Pompei e poi in parte anche stabilizzati all'interno, in particolare gli ingegneri all'interno del parco archeologico. Quindi un lavoro veramente significativo, complesso, che ha visto in alcuni periodi anche 50 cantieri contemporaneamente attivi a Pompei, che 50 cantieri vuol dire migliaia di operai, migliaia di restauratori, di tecnici che affollavano le strade di Pompei, nonostante Pompei fosse sempre aperta al pubblico 7 giorni su 7. Quindi questo io ci tengo a segnalarlo, a ribadirlo, perché mi sembra che anche da più parti non sia stata effettivamente compresa l'opera che è stata fatta, e questo mi sembra che è proprio un dovere storico di ricordarlo e di continuare a scriverlo evidentemente. E quindi invece per quanto riguarda le altre ricerche, ovviamente poi da quella del Santuario Apollo a quella del Santuario del Foro Triangolare, che appunto di cui appunto si tratta ampiamente nel mio volume, questo è frutto invece di lavori in collaborazione con varie università, a partire da quella rappresentata dal collega Rescigno all'Università Federico II di Napoli, ma a tante anche altre università che hanno continuato a lavorare, perché per me Pompei, l'ho sempre detto, deve essere un luogo aperto, non solo aperto da un'accessibilità a 360 gradi, ma aperto a tutte
tutte le istituzioni che vogliono lavorare. Anche con Fabrizio abbiamo fatto un accordo proprio per lo studio sulle case sannitiche, un lavoro che lui ha portato avanti a lungo, che è un lavoro assai meritorio di messa a sistema di tutto questo patrimonio sommerso, che è poco conosciuto. Tra l'altro abbiamo pubblicato proprio un gran bel volume di una sua allieva, della Dora D'Auria, nella collana di Pompei, che proprio porta l'accento su questo periodo delicato e assolutamente poco conosciuto. Quindi apertura totale alle tue università, anche però ricordando il dovere che le università hanno, che l'ha detto, come ha detto bene anche Fabrizio, di pubblicare, perché molto degli scavi della bella stagione di ricerche promossa da Piero Guzzo a partire dalla metà degli anni 90 ha prodotto pochissime pubblicazioni. Qui non posso che quindi plaudire ancora una volta all'amico Pesando, perché è stato uno dei più attenti, ha pubblicato vari volumi proprio di pubblicazioni sistematiche delle sue ricerche, ma su come ha fatto lui non hanno fatto tutti, e io quindi invito ancora una volta tutte le università che non l'hanno ancora fatto a chiudere questi lavori di ricerca, a pubblicare, perché è un delitto non mettere a disposizione di tutti gli studiosi, e almeno, devo dire, con resoconti dettagliati e con tutti i materiali che sono venuti fuori. Quindi questo è veramente un dovere per tutti, che ovviamente non riguarda solo Pompei, come sappiamo, ma adesso oggi parliamo su Pompei, quindi veramente da parte mia un nuovo invito a intraprendere ricerche in collaborazione, proprio per chiudere ricerche già svolte e pubblicare tutto quello che fino adesso è rimasto inedito. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie veramente a tutti, grazie davvero a Carlo Rescigno, Fabrizio Pesando e a Massimo Sanna. Abbiamo visto, ecco, nell'ultimo intervento di chiusura Massimo Sanna ha puntualizzato alcuni temi molto importanti, intanto una programmazione di tutte le attività nei vari siti archeologici che poi producono dei risultati, e anche l'interdisciplinarietà delle attività che si devono svolgere, e soprattutto la manutenzione programmata, un tema importantissimo su cui chi ha la responsabilità di aree archeologiche deve assolutamente avviare un programma. Si estende a diversi parchi archeologici, non solo il Parco Archeologico del Colosseo, il Parco Archeologico di Pompei, di Ostia Antica, Campi Flegrei, Ercolano e Pestum, quindi manutenzione programmata, che si avvale anche del monitoraggio satellitare. Questo è molto importante, utilizzare anche le nuove tecnologie e anche meditare su le nuove professionalità di cui il Ministero si deve dotare e che appunto a Pompei hanno dato veramente dei risultati notevoli, come ingegneri, chimici, fisici, sono tutte professionalità che purtroppo nel nostro Ministero ancora, quindi speriamo che i nuovi concorsi diano la possibilità anche a queste figure di poter entrare per contribuire alla tutela e alla conservazione del nostro patrimonio. Quindi io voglio chiudere sempre con le parole di Massimo, un libro, questo ecco, invito tutti a leggere per conoscere Pompei, ma per conoscere anche i nuovi scavi, per conoscere quello che si è fatto col grande progetto Pompei. E appunto Massimo Sanna dice: un libro scientifico in cui però non sono riuscito a evitare l'emergere della passione e dello sguardo tutto personale con cui ho vissuto e operato a Pompei in questi anni. E devo dire che anche la passione ha contribuito a questi notevoli risultati. Io quindi vi ringrazio di nuovo Massimo Sanna, Carlo Rescigno, Fabrizio Pesando, e vi do appunto, ci sono domande? Quindi c'è solo un invito soltanto, dice, a dilungarvi il più possibile perché è un piacere ascoltarvi di un nostro... Grazie. Beh, quindi questo è un ottimo risultato nostro di questo incontro.
E a questo punto do appuntamento all'8 aprile con la presentazione del libro di Mario Lentano, Enea, l'ultimo dei Troiani, il primo dei Romani, Salerno Editrice, e parleranno del volume di Mario Lentano Maurizio Bettini e Stefano Ferrucci. Quindi ritorniamo alle origini invece di Roma. Quindi grazie a tutti e all'8 aprile. Alle 16:30. Grazie.